Signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Terenasco, sempre affiancato dal carissimo Kerry. E siamo arrivati al quarto e penultimo match di questa serata di LEC. Che vedete protagonisti? Fnatic e Vitality, due team che ieri ci hanno decisamente sorpreso per ragioni diverse. I Fnatic hanno commesso una marea di errori durante la partita, però alla fine l'esperienza l'ha avuta vincente alla fine, perché nelle fasi più tardive sono riusciti, cortesia di Daddy Reckless, a rubare un barone Nashor con un colpo mistico. E questo ha ribaltato la partita e ha permesso ai Fnatic di tornare in game e vincere contro i Misfits. Mentre i Vitality, ieri, qualche sbavatura anche loro, perché comunque sono un team che deve ancora trovare la propria dimensione sono stati dei grandi vitality assolutamente d'accordo ed è una bella boccata d'aria fresca considerato quello che è stato il loro passato un po' tormentato ultimamente, difficile spring split, certo dovuto alle difficoltà del roster che non poteva effettivamente mettersi insieme per cause burocratiche e ora invece ti ritrovi con quello che doveva essere il roster dei vitality nella sua forma massima Esattamente. e si vede la differenza che differenza abbiamo Cabochard, abbiamo uh, Skins sulla formazione dichiarata, anche se ieri abbiamo visto Engie in giungla e abbiamo visto delle grandi performance da parte del suo Skarner. Abbiamo visto Miliza in corsia centrale, Comp e Labrov adesso sulla corsia inferiore. Allora, per quanto riguarda la line-up dei Vitality vanno fatti tanti discorsi. Il primo l'avevo già cominciato ieri in analisi post-partita, lo chiudo adesso. Come i Vitality abbiano voluto draftare le basi? Ezreal e yumi Skarner, Zir. Hai Skarner che viene catalizzato da Yumi, hai Azir che viene catalizzato da Yumi, hai una lane prioritaria in Ezreal e Yumi stessa. Dalla corsia superiore non era neanche necessario prendere qualcosa di complesso, infatti eh, Cabo Shard è andato per qualcosa che gli potesse permettere di aiutare il team quando necessario e sarò sincero questi Vitality partono col piede giusto per trovare la loro dimensione in questo split, i Vitality che ho visto ieri potrebbero diventare crescendo nella maniera corretta materiale da playoff assolutamente d'accordo sotto questo punto di vista, dall'altro lato poi abbiamo i Fanatic che sono stati messi un pochino in difficoltà ieri come sottolineavamo ma il roster non è cambiato Vipo sulla corsia superiore, Cellmade in giungla Nemesis in corsia centrale Reckless e Elisan sulla corsia inferiore e ieri ci sono state diverse problematiche intanto Nemesis ha provato a riprovare porre uno dei suoi pick, Twisted Fate che adesso va per la build ibrida quindi Virtù della Triade, Pistola alla tech, Archibugia Ripetizione, Dente di Nashor è una build molto particolare da vedere perché solo lui può farsi forte di quel tipo di temizzazione però effettivamente funziona e ieri però il non funzionare è derivato spesso da Supreme che l'hanno teletrasportato in condizioni scomodissime spesso da errori di posizionamento e la fase di corsia non è stata neanche gestita al 100% Problematico anche l'inserimento di Illisang su Brom perché purtroppo sappiamo non essere tra le sue corde come campione. Più che altro lo stile di gioco di Illisang si sposa male con campioni che devono giocare iper passivo, che devono essere lì per dare utilità. Purtroppo la draft richiedeva Brom, era obbligato dalla draft stessa, doveva counterpiccare la composizione avversaria e doveva a sua volta giocare di fianco a un Ezreal. Vorrei vedere qualcosa di diverso. Vorrei vedere Seth su quella corsia inferiore. Vorrei vedere Rakan. Addirittura mi piacerebbe vedere qualcosa pur di... di propositivo in pratica. Esatto. È necessario perché Illisang l'abbiamo visto lo scorso split. Nelle mani di Mithi è diventato un supporto di gran lunga migliore. E l'unico momento in cui non è riuscito a dimostrare il suo livello è quando alla finale contro i G2 sono tornati sui loro passi i Fanatic. Sono di ok, giochi Tam Kench, cosa giochi solo Tam Kench, cosa giochi soltanto Tam Kench. E purtroppo anche ieri abbiamo visto il ritorno sui passi, quindi comunque questa staticità sulla sì. uh, corsia inferiore è un antico pick da scaling per Nemesis, perché comunque Twisted Fate per Nemesis era spesso un devi bannarlo o perdi, ma poi è stato nerfato quel Twisted Fate, quello che buildava full AD. Adesso è un campione molto più complicato da utilizzare e da inserire correttamente all'interno di una draft. Da parte dei Fnatic eh, comunque mi aspetto una partita se non trionfante comunque determinata oggi contro i Vitality. In generale me li aspetto vincitori, ma questo dipende molto dalla draft e quella... la vedremo tra l'altro a breve perché i giocatori sono pronti giusto qualche minuto che si vada tutto a posizionare al suo posto. Vitality dalla loro li vedo invece più senza pensieri. Voglio dire, una partita contro i Fnatic è... Eh, eh, è la prima di due partite che i Vitality andranno ad affrontare, Fnatic oggi e G2 domani, molto pesanti. Ma questa run da underdog ti solleva anche un po' di responsabilità, sei lì a dire... Ok, eh, nessuno si aspetta che io vinca queste due partite, cercherò di fare del mio meglio, qualsiasi bel risultato è ben accetto. Assolutamente d'accordo. Sono curioso di vedere come imposteranno la draft questi Vitality, perché molto del loro focus ieri è stato nel cercare di mettere tutti a loro agio, cercare di mettere tutti in una posizione. Ok, ragazzi, giochiamo qualcosa che non è complicato, ha delle esecuzioni meccaniche sui singoli campioni complesse, ma a livello di squadra è letteralmente un... Scarner, corri dritto, trascina uno, lo uccidiamo. Molto, molto basilare. Sì, sì. E penso che contro i Fnatic possa trovare successo. I Fnatic spesso, e volentieri, cascano un po' nella trappola di proviamo a, pro a cercare qualcosa di un pochino più difficile del solito. Anche perché sono queste le partite in cui ti puoi permettere di fare limit testing. Se devi giocare con l'ottica di provare a fare qualcosa che potrebbe non funzionare, fallo quando una sconfitta non è punitiva a livello di classifica. I Fnatic comunque per loro un secondo posto nello scorso split gli ha assicurato un buon quantitativo di Championship Point e l'idea che arrivino 4 seed dall'Europa verso il Mondiale quest'anno significa anche che i Fnatic non dico che dormano sonni tranquilli perché c'è sempre la struttura play-in, group stage e via dicendo. Però non sudano troppo, ecco. Non sono stressati, sono abbastanza rilassati per ora. Siamo comunque all'inizio del campionato. C'è tempo per recuperare. Abbiamo visto run peggiori dei Fanatic. In cui iniziavano disastrosamente l'inizio dello split. Ma non sembra essere questo il caso. Signore e signori, però ci siamo! È arrivato il momento della quarta draft di questa serata. In cui andremo a, andremo a vedere i Fanatic affrontare i Vitality. Eccoci qui. Cosa ci aspettiamo da questa draft? Io mi aspetto io, i Fnatic gestire meglio il blue side di quanto abbiano fatto ieri con il red side. I Fnatic su un power pick possono costruire un'intera draft, sono un team, un'organizzazione d'esperienza. Rimosso Drundle. Uh, rimosso Graves, quindi molto focus sulla giungla per ora. Manca un po' di focus per adesso sulla corsia inferiore. Primi due ban, quindi per ora niente di strano. Se vuoi banare la giungla, banni questi due campioni al massimo. O qualche comfort pick che vuoi evitare a tutti i costi. I Fnatic bannano Karma. Team Vitality dovrebbe banare Yumi a questo punto. Eccola. Eccola. Se banni Karma, vuoi abilitare Yumi sulla corsia inferiore. Nota per il pubblico a livello di draft. Quindi al ban di Karma, segue il ban di Yumi. Al ban di Trandle segue il ban di Graves. Qui i Vitality stanno bannando i pick che i Fnatic gli stanno dicendo di bannare con i loro ban. Stanno facendo da direttori d'orchestra, da pifferaio magico di questa draft. E questo che cosa significa? Che Reckless avrà accesso o ad Aphelios, o a Kalista o a Ezreal. Bannato Vukong per evitare che Cabochard abbia un pick propositivo aggressivo in toppling. Questa è una mossa molto intelligente. Mai lasciare spazio a Cabochard. Può essere il carry che non ti aspetti. Può essere, no, in realtà te lo aspetti anche che sia un carry. Varus finalmente rimosso. Aphelios disponibile, anche se fosse nei Fnatic, Ezreal potrebbe anche essere una scelta interessante. Il power trade sarà potenzialmente Aphelios Ezreal, quindi o Aphelios First Pick ed Ezreal dall'altro lato, o se dovessero far spiccare Ezreal i Fnatic, i Biatay ti risponderanno con Aphelios Lulu. I Fnatic li vedo Sindra. puntare su Sindra invece, infatti corsia centrale dominante potrebbe essere anche proposta sulla corsia inferiore è un campione che non puoi non selezionare per quello che è lo stato di forza attuale e sia ben chiaro, è comunque uno stato di sindra in cui ha subito un leggero nerf, non eccessivo, ma comunque un nerf. Aphelios Lulu sono disponibili, sarebbe una bella risposta. Quello è Trash selezionato, altro che Aphelios Lulu. Beh, Thresh va a negare Sindra, Trash sulla corsia inferiore effettivamente. Quindi vai a rimuovere uno strumento di sicurezza per portare un carry altrimenti immobile al sicuro. Ok, vediamo quale sarà la seconda selezione. Vai per il tiratore? Vai per un mago al corsa centrale? Vai per un jungler? Ezrel non è neanche male. Però Aphelios è la, la carta vincente per il late game. È un tiratore al quale per adesso non puoi ancora permetterti di rinunciare. Ci stanno provando a nerfarlo, ancora non ci sono riusciti abbastanza. Non ancora, non ancora, ma c'è tempo. No versus Wayne, e sarebbe senza ombra di dubbio un pick interessante da vedere in draft. Uh... Ci aspettiamo in caso di lock che sia Buipo a pilotarlo, ma per adesso era solo un over. Selfmade invece conferma il suo Sin. Ecco, Selfmade ieri invece, nonostante gli errori dei compagni di squadra, secondo me ha avuto una grande partita. Vero, ma penso che possa abilitare meglio i compagni nell'early game. Quella è stata una difficoltà che ha trovato e non so se fosse per lui o se fosse per i compagni di squadra in difficoltà. Quella è Blitzcrank? Ok, playmaking per Irisang, è quello che volevamo, no? Beh, assolutamente d'accordo, ma a questo punto dov'è Kalista? Può arrivare anche dopo, e anzi, metterlo adesso significa obbligare dei ban sui tiratori. Nella seconda rotazione, Blitzcrank inoltre non è male come lane contro Thrash. O meglio, è uno skill matchup in competitivo. Normalmente Thrash funziona meglio perché ha più strumenti per dare al proprio team quello di cui ha bisogno. E quello è Jarvan per Angie. Ancora una volta, jungler semplice, di impatto, efficace e che gestisce alla pari questo matchup. L'Isin si sì, è più aggressivo in early game e può snobolare la partita. Allo stesso tempo, però, Jarvan rimane un scaling jungler tank che può continuare a fare il suo lavoro a prescindere dalla fase di partita. Esatto, Jarvan può essere aggressivo in early game, ma può anche essere un frontline nelle fasi più tardive, a differenza di L'Isin. Sin Zeral ha rimosso. Ci aspettiamo anche il ban su Kalista a questo punto. Anche perché Kalista, Blitzcrank sarebbe così aggressiva come Corsia da portare Aphelios a non poter giocare in maniera indipendente la fase di lane. E quindi il roaming di Thresh verrebbe molto limitato. Galio rimuovono. Mm -hmm. Vogliono negare la combinazione De Maciana. Un po' old school, però effettivamente molto funzionale. Se vuoi creare peeling per Aphelios, sarebbe anche una fonte di danno magico non è indifferente. E. Sindra avrebbe un pochino di problemi sulla corsia centrale a gestire un campione del genere. Parliamoci chiaro. Galio non è felicissimo di affrontare Sindra, ma potrebbe gestirla. E questo è tutto ciò che deve evitare Sindra. Sindra vuole un matchup favorevole. Sindra vuole un matchup in cui può aggredire, picchiare l'avversario e magari snobollare di conseguenza. Vitality ti rimuovono Aatrox Perché non bannare secondo te però, Kalista? Perché potresti proporla tu in top lane adesso? Non lo Oddio, so. Sì, effettivamente sarebbe divertente da vedere. E lanci Jarvan. Eh già. Uh. Ma sai che così... Ora non è un'idea così <ride> malvagia. <ride> e Cavouchard è noto per campioni aggressivi. Quindi ci potrebbe anche stare. Mm. A zero sulla corsia centrale. Di fianco a Jarvan ce lo aspettiamo quasi sempre. E ah, quindi lasciano il counter pick a Cabochard Saggio. Hai comunque eh, due campioni che funzionano molto bene di fianco a Jarvan, a Ferius e a Zir Quindi non ti metti in condizioni scomode. Serve un pick aggressivo però. Hai scaling in bot lane, scaling in mid lane. E come sempre sottolineiamo e ricordiamo, lo scaling non è una cosa negativa. Non vuol dire che perdi la corsia. Ma ti serve qualcuno che tenga sotto controllo Quella early game. E si andrà Quella è Syndra bot lane o Recless con Corki? Preferirei Syndra bot lane sinceramente, però ecco, Syndra Blitzcrank non è Syndra Thresh, è molto forte perché Blitzcrank ti permette di concatenare all'istante il disperdi il debole, un grab e una kill sicura post livello 6 e arriva a 7 sulla corsia superiore, però è esposta come lane. Contro set un counter diretto di corsia non è affatto male, quindi andare per Renekton e giocare semplicemente una winning lane è un'ottima idea. Se Cabo Shard volesse loccare il Lucertolone e Sciurimano. ti gestisce l'early game, ti dà un buon team fight, ti dà modo di ridurre l'armatura avversaria per permettere un punch in migliore da Felios. Buona risposta da parte del team Vitality, mi piace come scelta. Non c'è stato di nuovo l'over su Draven e Orianna. Niente, ormai sei. full. It's all over now. <ride> sì, sono triste. Comunque. Magari non le piaceva più questo, questi over. Ha detto, smetti di farlo. Mm. Cabo Shard va alla fine per Renekton. Lane dominante: che va anche a coprire un po' delle necessità dell'early game dei Vitality. Considerando che vuoi giocare contro una composizione che è coperta anche questa su ogni fase hai un buon early game con Lisin, Sin, Syndra e Blitzcrank sono una lane con un estremo playmaking Corki me lo aspetto da Muramana però Nemesis sappiamo che è sempre molto eccentrico a livello di impostazioni quindi mi aspetto Corki da Muramana, non sarò sorpreso da vedere Corki diversi eventualmente tutto è possibile per questi fanati che è sempre stata la bellezza di questo team che Dopo la Rivoluzione G2, durante il 2018 hanno cominciato a capire che la flessibilità è fondamentale. Signore e signori, è arrivato il momento. Si entra sulla landa, gli evocatori per il quarto match di questa serata in cui vedremo Fanatic dal lato blu della mappa contro Vitality dal lato rosso. Eccoci qui, ladies and gentlemen. Penultimo match della giornata. Vede protagonisti: Fnatic e Vitality. Ma non gli hashtag con hashtag FNCWin. Versus hashtag BITWin. E il tuo hashtag a chi va? Vitality. Uh, come mai? Reckless ultimamente ha allenato tanto, Sindra, sulla corsia inferiore. Quindi mi aspetto comunque eh, una lane ben seguita a livello meccanico. Ilisang sta giocando playmaking. Nemesis e su Corki e self-made all-isin. Quindi è una composizione sulla quale i Fnatic trovano tantissima confidenza. Vitality, ieri li abbiamo visti giocare benissimo. Però sono un team che deve rodare. Sono un team ancora, non dico di rookie, ma quasi. Labrov e Milizza. Effettivamente non hanno giocato lo scorso split abbastanza da poter superare questo status. Quindi, sì, stiamo parlando di un team di rookie. Inizio sul lato inferiore di mappa da parte dei fanatic, aiuteranno molto selfmade su questo red buff Mentre invece vitality lasceranno un po' se stesso Jarvan contro il red buff Non che sia un problema, selfmade semplicemente sarà più in salute e più veloce a livello di clear Abbiamo a livello di setup l'unica cosa che mi sorprende davvero Il tempo letale sulla corsia centrale ce l'ha Corki Milizza invece alla cometa arcana quindi un Azir che vuole giocare una corsia aggressiva contro Corky e quello lo posso capire. Ma il tempo letale su Nemesis a sorprendermi. Mm, allora, posso capire nel momento in cui in early game hai comunque il potenziamento dei soldati e la possibilità di colpire il tuo avversario prepotentemente. Corky si fa forte solo di autoattacchi in quella fase. Le sue spell sono molto lente è molto difficile da applicare su una Zir. Di conseguenza ti trovi nella quella posizione in cui dici: Ok, se voglio tradare, devo trovare un modo per farlo. Il tempo letale ti dà quella concessione. Wipo è molto aggressivo su CaboShard. Continua l'inseguimento e alla fine, Cabochard ha rischiato grosso. CaboShard ha giocato anche piuttosto male il trade utilizzando il suo eliminare il, il debole solo quando Wipo era fuori dal range dell'abilità guardalo Wipo, che cattiveria Selfmade è già lì, vogliono andare per il primo sangue obbligano Cabochard addirittura sotto torre e a richiamo base Selfmade può interrompere quel richiamo base e decide invece di invadere sui Krug non ha informazioni sulla posizione esatta di Renekton dice, ok posso lanciare un'onda sonica e rivelare la mia posizione adesso oppure posso prendermi un campo gratis costringere l'avversario a teletrasportarsi e poi gankarlo e punirlo Uh, oppure aspettare il counter gank Engie è sotto spottato. visione adesso spottato, ci sarà il 2v2 e Caboshard ha già perso grossa parte della sua barra di HP. Arriva Jarvan, arriva lì a rispondere a tono. Angie, costretta a battere di tirata, onda sonica che va a segno, ma non c'è follow-up. la L'alisindrome non farà un'altra vittima. Caboshard era sicuro della presenza del proprio jungler, quindi ha deciso di ingaggiare, ma l'ha fatto a livello 2 all'interno di una gigantesca ondata di minion. Ha preso una valanga di danni solo da quello. Poi, comunque c'è stato il trade back da parte di Buipo. E dopo il teletrasporto, vediamo Caboshard basso in salute, costretto a farmare sotto torre. Renekton diventa una winning lane contro Seth. Ma i primi livelli sono comunque a favore di Seth. È molto dipendente da come vai a portare avanti il tuo trade. e In questo caso, Whippo lo sta gestendo in maniera eccezionale. Ammirevole, davvero. La questione è come stanno giocando intorno alla sua barra della Furia. Renekton ha bisogno di avere una barra ben rimpinguata per giocare i suoi trade in maniera offensiva. Ha bisogno del livello 3. E il fatto che tutto quello che abbiamo visto sia stato protratto al livello 2 è quello che ha rotto le uova nel paniere di Cabo Shard. Ho fatto delle scelte discutibili, mettiamola così. Fanatic sulla corsia inferiore abbastanza tranquilli. Syndra purtroppo, un pochino in svantaggio in early game, ma è normale contro un tiratore. Non, uh, il potenziale di trade diretto a forza di autoattacchi favorisce pesantemente un, una di carry a confronto con un mago. So, sarà il momento di spike al livello 6 che porterà il mago a cominciare a dominare la corsia. Iris però, non sta proponendo, e questo mi lascia un po' perplesso. Erano davvero vicini alla torre. Cercare il grab non c'erano minion avversari. Reckless avrebbe potuto concatenare il disperdi il debole. Penso che sia una questione di. Voglio continuare a minacciare col mio grab. il classico. Finché il cooldown è disponibile, faccio paura. Quando utilizzo il grab, non è disponibile per tanto tempo. Il cooldown in early game del, del, del grab è colossale. Ho capito, ma. Devi fare qualcosa. Sì. sì. Penso che aspetti il momento giusto. Come esempio, questo arrivo da parte di Selfmade. No, l'Onda Solica non è andata a segno. Fosse andata a segnare a King Galantita. Sì. Oh. Selfmade corto di qualche pixel sulla sua Q e non riescono a raccogliere l'uccisione. Stavolta il grab è molto buono. Riesce anche a schivare i minion che c'erano in frontline. Selfmade prova l'inserimento nella giungla avversaria. Germoglio di divinazione. Qualora volesse prendere informazioni su Jarvan, devono stare attenti. Prova comunque a chiudere. Oh, quel bubo esplosivo è abbastanza infelice da parte di Selfmade. Regala informazioni sull'intenzione di dive. Non che non fosse chiaro il fatto che i fanati stavano estrem pushing estremamente velocemente. Però il dubbio c'è, può essere anche un semplice bait da parte degli avversari per costringerti a battere ritirata e perdere minion. Beh, li hai obbligati sotto torre, erano loro ad avere pressione prima, adesso sei tu ad avere pressione, ti permetti dei pit stop gratuiti in più, va bene così. Sindra vuole raggiungere il capitolo perduto. La cosa che mi piace è che Sindra andrà ad affrontare Aphelios proprio su quello spike, quindi avremo capitolo perduto contro MC Spada, uno scambio molto diverso per Aphelios rispetto a quelli che erano gli Ezreal da Lacrima della Dea contro la sua di MC Spada. Adesso hai una lane che può picchiarti. Reckless nel frattempo qua, tornato di teletrasporto, forte qua di un Lost Chapter, quindi richiamo anche abbastanza comodo per lui Niente di pesante o difficile da gestire no. Reckless va addirittura a provocare il drago Ma semplicemente per assicurarsi che non ci fosse Jarvan a conquistarlo Penso Jarvan invece sul quadrante superiore Insieme a Thresh vogliono cercare il roaming E hanno vantaggio di visione su self-made Reckless si sta spostando solo ora oh. Milizza a visione Made, molto aggressivo nei confronti di Lambro Alla fine l'arco granchio viene conquistato da parte dei Vitality. E infatti ora cercano l'ingaggio. Buipo rischia grosso. Tanti danni in entrata sono in un 4 contro 1. Fanatic finalmente raggiungono il proprio alleato. E in tutto ciò, <coughs> Vitality e Fanatic: nessuno scambio, nessuna kill, solo il flash di Buipo. Ok, i Fnatic però eh, adesso hanno Nemesis ancora in corsia centrale quindi non possono neanche optare per una 1-2-1 e c'è Aphelios sulla corsia inferiore che ha portato una grossa ondata a schiantarsi sulla struttura. Quindi Aphelios da questo scambio e questa rotazione di Reckless ne ha ottenuto farm ed esperienza gratuiti. Assolutamente vero questo, corsi superiore, Wipo comunque forte dello scettro vampirico, continuerà a portare avanti la sua fase di sustain enorme contro Renekton che si fa forte anche dell'Overheal Cabochard, danni puri in entrata. Alla fine decide di giocarsela un po' più al sicuro CaboShard. e quindi Non c'è opportunità per Lisin. Anzi, forse è stato addirittura spottato Che vedi Ping arrivare, punto di domanda, punto esclamativo Anche perché altrimenti non mi sarei spiegato Il vedere Caboshard non provare neanche Ad impostare quel trade Reckless nel frattempo in corsia inferiore Purtroppo l'ondata di Minion andrà a pushare Verso i Vitality Ma ora Reckless è a livello 6 Basta un singolo errore di posizionamento di comp Senza flash che quello è una di Carry morto. E una kill per Sindra, è sempre una kill molto molto positiva. Ma per anche il Sindra con Flash, perché comunque basta il knock-up da parte di Blitzcrank, il pugno dopo il grab per connettere con il disperdi il debole, potere senza limiti. Aphelios è fragile in questa fase di partita. Vero, verissimo. Ha ancora la cura, che è l'unico strumento difensivo che gli permette di magari sopravvivere a uno-in. Vedremo Aphelios smette di essere fragile Solo dopo l'acquisto Della danza della morte Che è tendenzialmente Il suo terzo oggetto Quindi per adesso Subirà Sermail presente In corsia inferiore Vogliono cercare L'assedio su questa struttura sta arrivando, sta arrivando anche Nemesis col pacco Angie è presente Ma ora che vedono Corki Sono un po' più intimoriti Dal tutto Non dotati Di messaggio Galanda E questo è un vero peccato I fanatic Non Penso che andranno Per l'assedio completo Forse sì Sono abbastanza decisi Su questa struttura sono indecisi relativamente perché comunque voglio dire stanno picchiando le placcature. Nemesis è lì a zonare gli avversari, ha il pacco alla mano e quindi non li vedo indecisi, li vedo semplicemente lenti e metodici. No, no, è decisi ho detto Ah, scusa, no, mi avevo no, sentito Li è... livello de... indeciso. No, l'ho espresso male io probabilmente la parola Ultimamente me le sto mangiando spesso e volentieri Sai, ho fame Fanatic. che adesso vanno per questo arco granchio E... Ilisan 4 Il grab ai danni di Lavrov Fantastico lockdown E questo è un primo sangue Perfetto L'avevo descritto Grab sì. Knock up Suprema di Sindra. Ecco qua il tentativo di trade back Da parte di Bwipo Contro Cabochard Gli HP bassissimi Cabochard all'inseguimento Flash disponibile Flash Escu in arrivo, e questa è un'altra kill sulla landa. Non ho capito le intenzioni di Buipo qui. Stai Penso... giocando kit completo contro kit completo, solo che Renekton ha una scimitarra di Biju Water e tu hai uno scettro vampirico e una spada. Non solo, aveva anche i boots Renekton, di conseguenza non avevi proprio modo di fuggire al tuo diretto avversario. E il Renekton è un counter di set Quindi non è solo la disparità in statistica in questo caso Ma proprio il kit del campione Vediamo il trade sulla corsia inferiore per iniziare Poi penso andremo anche su quella top lane Qui sono stati secondo me molto bravi I membri dei Fnatic perché hanno indebolito parecchio la struttura Piazzato quel lume nella trifronda La kill è arrivata in maniera pulitissima Primo sangue nelle mani di Recless. E... e qui Wipo Tra l'altro Cabochard non aveva veramente neanche bisogno di Scappare via in questo caso Lasce in avanti, eliminare il debole. E il debole è stato effettivamente eliminato. Allora, WIPO aveva anche la carica della grinta al massimo. Quindi forse si pensa, pensava di avere la W disponibile per poter trovare un trade nei confronti del suo diretto avversario. Altrimenti, davvero non me lo spiego il perché di quell'ingaggio. Che poi, da notare, nel momento in cui attivi la Suprema, tu stai perdendo potenziale di trade, e quindi la tua grinta scende molto in fretta, come abbiamo potuto vedere. Sì. E a differenza di Renecton che nel frattempo continua a guadagnare della sua Suprema Furia. Quindi stai dando tempo alla tua grinta per scendere e alla sua Furia per salire. Beh, sono scelte <ride> molto infelici per i fanatic perché vedono adesso Cabochard in grosso vantaggio nei confronti di Buipo. Quasi livello 10 di Cabochard contro Buipo che sta cercando, faticando di arrivare al livello 9. E adesso li vediamo lì su questa corsia inferiore. Bel trade qui da parte di Buipo. Sfrutta bene i pugni nelle mani, Cabochard... Si sarebbe potuto inserire alle spalle di Bwipo col tagliafetta, si combatte di nuovo Wipo, però non ha la W disponibile, già utilizzata in apertura Questo è sempre strano da vedere, con uh, Renekton che perde un trade, si fa un po' spaventare da, da set questo non dovrebbe succedere, anzi, no. Gioca spaventato, Cabo Shard. Sì, no, non lo comprendo. Pugliere le mani, ancora una volta danni puri che vanno a segno. Ma sono 250 danni puri ed era quasi la grinta al pieno. Cabo Shard può vincere questi trade. E adesso Gui può ecco però decidere. Qua subito Angie trova un bellissimo ingaggio. Con l'aiuto di Cabo Shard. facile preda. Quel no! grab Quel grab di Illisanga oh, 110 city, lode baby! Che cos'era quel predict? Ok, che c'era la posizione della lanterna di C. Vabbè, la lanterna va verso Trash. Quindi, punto a Trash. Il timing con che devi avere oh. perché aveva il flash disponibile. Comp Gigante. Ilissang con il grab della vita riesce ad assicurare un'altra uccisione a Reckless Nel e... frattempo Wipo ogni tanto vede gli avversari e dice è arrivato il mio momento, il mio popolo mi sta chiamando, devo andare. E quindi decide di buttare quando non ha le statistiche per poterlo fare. Questo è Dilight. Ah, frame perfect Davvero. Oh, sexy, mamma. sexy da morire. Oh mamma. Questo... Ilisang con un playmaker. Questo è Ilisang con un playmaker. Per favore, possiamo avere uno split così? A me va bene, cioè non sono triste di vedere Ilisang che gli viene data la possibilità di, di giocare playmaker. E sia chiaro, a volte qualcuno può pensare ai vecchi game di Nautilus da parte di Ilisang e dire vabbè, ma con Nautilus aveva un playmaker in mano e non riusciva a performare così bene. Il punto è che tante volte gli mettevano un playmaker in mano senza le condizioni necessarie attorno. E hai bisogno di qualcuno che faccia follow up sul playmaking? Corsia superiore, Reckless continua a premere, la struttura è fragile. E pensare quante strutture hanno raccolto i Fnatic, quante placcature i Fnatic hanno raccolto dalla loro. Prima dei 14 minuti, oltretutto, la torre Bot, Placcature in top 4 conquistate, una in corsia centrale. Sono messi benissimo, 10 placcature prima dei 14 minuti è oro. Nel senso letterale e, e metaforico del termine, <ride> è vero. Ilisang è lì in zona. Ecco, un grab su Azir anche quello ti mette in condizioni difficili. Azir non ha molti strumenti per sopravvivere a quell'ingaggio. In realtà è difficile sopravvivere a priori a quell'ingaggio da parte di Blitzcrank e Syndra. Le opportunità... alcuni campioni possono sopravvivere, ma campioni coriacei. E diciamo che Azir e Aphelios non sono proprio i campioni più coriacei del gioco. In corsia superiore vediamo Comp che comunque sta premendo sulle ondate e quindi eh, la situazione è che Aphelios, campione da scaling, sta continuando lentamente ad accumulare risorse dalla sua. E Aphelios è una delle speranze dei Vitality perché nei Fnatic non vediamo tantissimo scaling se non in Corki. Corki, quel tempo letale, potrebbe a lungo andare dargli ragione di fasi di partita che i Fnatic non vorrebbero giocare. Adesso Cabo è lì sul fiume, la torre è stata conquistata, comp piano piano. Tutto tranquillo per ora, adesso la Landa si riassesta su un equilibrio stabile con i fanati che ora puntano a quel drago della nuvola, Nemesis che utilizza il suo pacco difensivamente. Ha l'idea che ci possa essere qualcuno lì dentro, Infatti andrà a eliminare il lume di controllo. Gli oceani portano la vita. Che poi l'acqua salata, sì, porta vita, ma solo per la... Non è specificato perché... Flora e la fauna oceanica. Non è specificato portano la vita. Ok. Metto, la vita per gli esseri terrestri. Poveri mammiferi, però. Tranne i delfini, i delfini sono felicissimi. E allora, vedi... Corsia centrale Milizza tutisce farm sotto torre. Milizza è messo molto bene, 165 minion a 16 minuti vuol dire che sta rimanendo significativo, però si prende un disperto il debole sui denti e deve stare attento a queste cose. ci fosse stato Blitzcrank sarebbe stato un bel frangente per ingaggiare. Alla fine sarà un Corki da Muramana quello, sta andando lentamente verso la sua virtù della triade quindi... Spike verso il mid game e non è neanche un problema così grave da affrontare perché quella quell'Azir con oh, la cometa arcana oh, cosa succede? Azir con Eco di Luda in primo oggetto oh, penso davvero brutto. che la gente continui a buildarlo contro Nemesis solo per tiltarlo. <ride> <ride> Miliz ha un setup lane intensivo da parte sua non grandioso se posso essere sincero. Perché tu stai giocando contro una composizione che in qualsiasi momento può negarti quel gioco da mid game. E quindi tu avresti voluto scalare in team fight con Jarvan dalla tua. Avresti voluto andare verso il late game. Aia Felios, non giocarmi lane a zir. Fanatic su cosa stanno puntando però adesso? Perché hanno la duo lane lì presente in corsia centrale con Blitzkamp che va un po' in giro a prendere visione, negarla agli avversari ti dirò, eh, guardando come si stanno muovendo i Fnatic, specialmente sui tempi di recall e il uh, posizionamento della visione sono abbastanza sicuro che stiano puntando a vincere la partita uh. <ride> penso che ogni persona <ride> che giochi a League of Legends voglia vincere la partita <ride> mi sono fermato un attimo perché ho detto oh, no, ho sentito davvero questa frase <ride> I ti conquistano il messaggero della Landa, almeno recuperano un po' di pressione. Hanno bisogno di aprire la corsia centrale. Ma detto una cosa, i ti hanno già vantaggio in torri dalla loro, quindi aprire l'anello esterno li porterebbe a poter avanzare in visione profonda e cercare di prevedere gli inserimenti di Blitzcrank. Quella è una mossa molto importante. Almeno per ora quindi vogliono prendere tempo questi Fanatic che aspettano soltanto l'occasione giusta contro questi Vitality. E penso che gli Spike siano ciò che aspettano. Virtù della triade su Corki. La zona su Sindra che è già stata completata perché, sai, 2-0 Sindra, 180 minion a 18 minuti. È messa bene, è messa molto, molto bene. Servirebbe un po' di attenzione nei confronti di Bweepo. Ha bisogno di una mano contro questo Renekton che. Ok, è un counter matchup e quindi è normale che finisci per perdere la corsia, soprattutto sì. se fai errori. Esatto, è quello il punto. Guipo è in difficoltà contro Ronecton per errori commessi da lui. Difficoltà relativa, perché ha vantaggio in livelli. Quello è un set di livello 12 contro Caboshard che ha dovuto giocare molta più mappa e quindi si è fermato a livello 11. Caboshard si deve unire ai suoi compagni di squadra e adesso l'evocazione del messaggero vuole garantire a Comp un'altra struttura. Condivisa stavolta, però sono altre risorse per un tiratore da hyperscaling. Oh, Wipo qua, adesso è ingaggiato, bel flash difensivo contro la scorta imperiale di Milica Azir-Luden doppia penetrazione, non ci sta neanche provando ad andare verso la velocità d'attacco No, no, non gli serve, lui barza le persone, sai la full rotation di Azir è una combo da 100-0 allora, fa male, eh? Per, per sì, carità, sì, dire, La doppia penetrazione significa fare tanti danni e subito. Ingaggio. Oh, che bello stordimento da parte di Reckless! Blocca il knock-up di Angie. Te l'ho detto ultimamente: Reckless ha allenato tanta Sindra su quella corsia inferiore. E i risultati sono questi: Flag and drag bloccato immediatamente. E adesso Ilissang è in invasione nella giungla avversaria. Piazzano visione in profondità. Hanno visione su Angie. Oh, per un soffio. Sì. Subito richiami base canalizzati da parte di Selfmade, Villis e Sang si rendono conto ok, non c'è niente da fare adesso. Fra 40 secondi c'è il Drago dell'Oceano, andiamo a prendercelo. Reckless continua comodamente a, a tutire questa ondata in corsia centrale. Scelte strane quelle dei Vitality. Da un lato le posso capire, tu hai Jarvan, Azir e Aphelios, quindi. Non è un team che posso colpevolizzare per stallare questo mid-game. Dall'altro lato, però, sto cercando di capire come vogliono impostare le loro condizioni di vittoria, perché non puoi semplicemente dire A Felios ha risorse e andiamo a vincere. Devi comunque settare i combattimenti intorno a qualcosa. Quipo adesso mette priorità sulla corsia inferiore, vede Azir arrivare, di conseguenza, un po' intimorito. Si sposta. Nemesis è pronto col pacco. Vorrebbe zonare i vitaliti. Bello grappa, ai danni, di oggi. Subito spostato con la scorta imperiale. Si salva. No! Perché Vipolo lo ritrascina. Con i pugni nelle mani, li porta verso di sé. Facce sfasciate che fanno la differenza in questo caso. Bravi, bravi fanatico. Tenete la superiorità numerica, vi prendete il drago dell'oceano e ora vi trovate a Soul Point. Ed è esattamente questo il motivo che mi porta a dire: uh, non puoi semplicemente aspettarti di scalare e vincere solo perché hai scalato. Devi essere presente a livello meccanico, devi essere presente a livello di visione. Guarda qui, guarda quanta libertà d'azione hanno i Fnatic su questa landa stracolma di Lumi. Tra l'altro l'incorporeità dei Jarvan oggi è incredibile, qualsiasi grab attraversa i Jarvan indipendentemente da dove si siano. Facce sfasciate molto belle qui da parte di Buipo che sembrava inizialmente aver salvato l'avversario con il pezzo grosso. Soul point per i Fnatic è una composizione con Syndra, Blitzcrank e Set che ottiene l'Anima dell'Oceano. È una composizione già a metà strada verso la vittoria. È che tutti pensano che Jarvan sia grosso per colpa dell'armatura. Ma poi guardi la pool party e vedi quanto è muscoloso ma magro. È definito. È non de come Emerdinger, però è definito. No, Eimerdinger è proprio jacked. È proprio. <ride> è, è grosso. <ride> ah, il più muscoloso degli Yordle ad oggi a livello di splash art. Il che mi lascia veramente. Non abbiamo visto Rumble. True. Ah, e quella tutina da Galaxy Rumble. Adesso Ilissang però, deve iniziare a mettere il naso oltre al campo. Stavano cercando il barone e gli avversari. Però, subito disincentivati. Vedono ah. un teletrasporto arrivare e si rendono conto: Ok, forse non è il caso di combattere in questo momento. Aphelios Felios ha bisogno dell'Uragano Ironan per potersi permettere dei trade a livello di teamfight. Quindi, Vitality devono aspettare un... quegli spike fondamentali. Anche Jarvan Una volta che ha la gara con gli Stoneplate Si ritrova molto più di impatto all'interno della partita Renekton sta andando di virtù della triade yep. Vuole anche lui trovare il Burst Stanno giocando una composizione che sulla draft avrebbe voluto giocare DPS, poi all'interno della partita si sono resi conto che i fight vogliono durare poco per via di come gli avversari hanno impostato la loro di composizione e quindi tutti hanno iniziato a spostare la loro build più sul burst. Abbiamo Azir con penetrazione magica ed eco di Luden e come Tarcana abbiamo Renekton con virtù della triade che per carità è un'ottima build specialmente quando gli avversari non hanno, poca, non hanno molta armatura, l'unico che ha delle dosi considerevoli di armatura è Set. Veri danni in, all'interno di una partita fa capire quanto in top lane si siano picchiati costantemente tutto il tempo Perché ci sono stati pochi fight 311 danni in tutto il game però da parte di Aphelios Beh, comp prende alla lettera il giocare passivo e aspettare il late game, no? Te l'ho detto, non sto facendo altro che assorbire risorse Con una cannuccia Selfmade, connette su Engi potrebbe inserirsi. E il in calcio del uh, uh, dragone. Combo completa da Nemesis e Recless. Che combo completa. Ok. Nemesis ha distrutto l'armatura di resistenza magica, e subito è esploso l'avversario per mano di Syndra Ilissang... Vuole un altro grab? Aveva il flash, sarebbe stato divertente, ma non ho. Sono, non c'era il disperdi debole, probabilmente. In tutto ciò, Comp ha investito il suo flash. Già, vorrebbe essere flash. sicuro. Ma proprio sicuro sicuro di non morirci Visione in profondità Non c'è il jungler Aia, ah, yeah. eh, questo è un momento molto difficile per Bello oh, Ili poveri Per i Maidai Sang ancora una volta trova un fantastico lockdown Se il rischia grosso Lo Smite non arriva, sarà sin a conquistare questo Barone Nashon Ancora una volta Recless che garantisce gli obiettivi Cabo, shard, intanto, qua l'inseguimento su Ili con il 30 di difensivo Nemesis libero di fare DPS su Miliza Comp purtroppo ancora molto assente Questo è molto grave ed ecco un grab, ancora uno stun, ancora una kill. 4-0-2 Reckless con Sindra. Il dalla sua la sta smurfando oggi. Questa è decisamente una giornata in cui la moneta è caduta dal lato giusto. Ma più che altro è una giornata in cui gli si lascia giocare un campione a lui a fine. Io. Lo so, probabilmente eh, aglio, alle orecchie di chi ci sta sentendo. Sta diventando monotono il discorso di sang Playmaking. Però inizia a diventare lampante quanto questa categoria di campioni sia una necessità non per Sang, per i Fnatic. Tutti i Fnatic giocano più aggressivi, hanno molta più confidenza nelle loro abilità, nelle loro capacità. Osano. I Vaitaiti continuano a subire purtroppo. Le torture di questo Blitzcrank. Comp qui, gran bella ulti dalla distanza. Selfmade è stato costretto fuori dalla zona. E Syndra ha l'ha il barone di Sfera Oscura. Mentre no. Miliz aveva ordinato al soldato di attaccare. Quindi, voglio dire: Hanno rischiato qui Fnatic di perdere il barone. Sarebbe stato ironico perdere la partita per aver perso il barone in late game, però. Ma in questo caso Wipo subito aggressivo, Vanno a cancellare cosa? Comp. cosa? Benvenuti a Syndra una volta cosa? che snobolla, nemmeno ti serve la Suprema. Cosa? Il tasto outplay è una roba da sfigati una volta che hai abbastanza ability power. Madre santissima Guarda che cosa... Ma di che... tutte le lasagne. che Cosa? Ha tre oggetti completi e non ha neanche il Rabadon. Immaginati quando avrà il Rabadon. L'hanno sciolto. Nivello 14 contro Comp cos'è? Non lo eh? so. Ma è no, Labrov comunque ha passato tanto tempo in roaming Labrov è due livelli sotto Ilisang tra l'altro Eh questo è il problema più grosso Ilisang ha creato delle occasioni per il suo team E di conseguenza questo è quello che succede Irisang ah. è lì sul fianco. x flash disponibile, canalizzato. Si porta in avanti. Il grosso segno c'è! Cioè, e ancora una volta trovano una kill. Compa è livello 13 ora che è tornato in vita. Quindi nemmeno così tanto indietro a confronto con Reckless. Irisang MVP della partita. Questo Blitzcrank sì. è incredibile, davvero, davvero pazzesco. Fanati che vogliono l'assedio. Corsia centrale già battuta. La torre in corsia inferiore viene subito aggredita per mano di Nemesis. Irisang va a zonare. Pronto con il grab. Lo trova, no, va su Minion. Per un soffio, appena sfonato, fresco, fresco di giornata. La bassa però è a pezzi, e eh, questo. Già. E ora, senza di un ingaggio, qua Buipo va subito a immobilizzare, a sterminare Labrov con l'aiuto del suo team. E questo è un altro inibitore. Questo è gravissimo per i Vitality, Dovremmo soltanto perdere le risorse e dire: Ok, ragazzi, prendiamola con calma, poi difendiamo in 5. tornato in vita Enji adesso si vede: Ah, Labrov è morto. Quindi non possiamo più difendere. Eh, arriva il grab di Blitzkran, purtroppo a vuoto. Cabo Shard che subito elimina e cancella Ilissang L'animazione del grab rimane comunque lunga. Cerca l'ingaggio Miliza trova un ottimo lockdown su Reckless, Ma che va Utilizzare La zona, flashingaggio bellissimo. Lo stordimento utilizzando il il debole. E in tutto ciò, Reckless è rimasto in vita. Quadra kill da parte di Nemesis. Venta, 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 venta. Vieni qua, dategli maledetto. la pentola. Pe no, la Stasi no. La Stasi no? Astasi no, e Nemesis alla fine non la trova. No, dai, Laprof, sei una persona. Sei vergognoso, sei il <ride> Brits dell'LC. Che non è un. Gi giuro che non suona come un'offesa in nessun mondo. Detto questo, signore e signori, la Pentakill viene negata purtroppo da Ad parte regata? di Labrof. L'angelo custode, ma dai! Ha venduto tutto? No! Ha venduto no. tutto per l'angelo custode? No! Sei una persona orribile! No! no. Ha venduto, tutto. Perché? Ha venduto la, tutto per l'angelo custode per trollarlo! Wow! Beh, a parte questo endgame abbastanza <ride> ironico, da parte dei fanati, che è stata una vittoria unidirezionale, devastante, li hanno schiacciati li hanno distrutti, bravi, tanto tanto bravi e si è vista l'efficacia di questa composizione che per i Fnatic era una composizione studiata a tavolino e Sindra Blitzcrank adesso è qualcosa che devi rispettare Sindra è una cosa che devi rispettare comunque. Sindra è stata storicamente uno dei pick più forti in Europa. Già. Quasi costantemente bannata il pick con la più alta pick presence dello scorso split e in base alla pick presence era quella col win rate più alto tra quelli piccati più spesso. È un pick solido, è un pick che puoi flexare e che a Reckless ci ha appena dimostrato essere un'importante cartuccia nel suo arsenale. Complimentoni davvero perché vedere Reckless e pensare a un paio di anni fa che si trovava a disagio a giocare i maghi, ora lo vedi performare a questo modo. È sempre bello vedere i talenti, le star crescere a questo modo in una maniera convincente. Non è il classico, sì, ha giocato un mago, ma l'ha giocato un po' passivo. Non ha al meglio il suo potenziale, no? Questo sembra vedere una main syndra giocare e picchiare la gente. Io sto già immaginando adesso il tweet di Riot: Competitive ruling, Labrov, <ride> per l'angelo custode. custode. Assolutamente. Uh, però il punto è che la composizione dei Fnatic non ha lasciato giocare mai gli avversari Vanno fatte alcune parentesi sui Vitality Perché da un lato lo stile di gioco dei Fnatic è stato così schiacciante Che ti verrebbe da dire Vabbè i Vitality non hanno potuto neanche giocare Quindi poveretti che potevano fare Ma in realtà potevano fare, potevano fare molto di più Intanto Azir Vedere un Azir così incentrato sulla sua identità da mago oh, Mi viene prurito Non di fianco a Jarvan Capisco l'idea e l'idea era andare a giocare in piccoli frangenti temporali, cercare il fuori posizione e giustiziare un bersaglio. Lo volevi fare con Azir a doppia penetrazione magica, volevi farlo con Renekton da virtù della triade. Allora non utilizzare il trittico Jarvan-Azir-Aphelios. Perché Jarvan, quello che ti dà in questa composizione, è quell'importante buff sulla velocità d'attacco dello standardo demaciano. È un moltiplicatore. Se tu stai investendo su una statistica che non viene efficacemente moltiplicata da Jarvan, stai sprecando il moltiplicatore. E... È una composizione che avrebbe voluto giocare, secondo me. Do avrebbe dovuto giocare, secondo me. Di più intorno al DPS, quella dei Vitality. E sfruttare anche meglio il vantaggio che Renekton aveva ottenuto. Perché tu hai un Renekton che sta solo killando set in corsia. E a un certo punto lo vedi 2-0-0 e non lo vedi più. La telecamera, dopo quel 2-0, non ha più ripreso Renekton perché non ha fatto niente di utile in partita. Perché il resto della mappa stava snobollando di base. I fanatic avevano preso il controllo della partita in early game. Certo, la corsia inferiore è stata molto dominante, quello è stato fondamentale. Oh, questo grab. Questo grab era arte. Questo è stato meraviglioso. Lo vedi, proprio è arrivato max range e frame perfect. Questo è un highlight che accompagnerà Ili Sang per buona parte dello split e anche oltre. Angie con Jarvan. Uh... Vuoi da un lato il non avere una composizione che avesse abbastanza risorse da permettergli di funzionare? Vuoi dall'altro lato l'essere fuori posizione spesso e volentieri, come è successo in questo caso? Ha portato la sua composizione a giocare quasi senza jungler per buona parte. Altri grab di Blitzcrank. Blitzcrank a un certo punto era un grab, una kill. La composizione dei Fnatic era creata per questo. Self-made, bell war jump difensivo. Guarda il soldato! Sta tirando l'autoattacco. Hanno mm. rischiato. Se Milizza avesse cercato un commitment maggiore e avesse utilizzato da subito la scorta imperiale, forse avrebbe potuto rubare il barone. Ma in ogni caso i Fnatic hanno vinto il teamfight. Ilissang si è poi portato avanti, quello non l'abbiamo visto nel replay, ma si è poi portato avanti per un altro grab e un'altra kill. 10 Lode questo Blitzcrank. Uh, Sindra è stato un pick generalmente solido. Alto potenziale di burst e concatenamento di controlli. Funziona bene con Blitzcrank e contro Aphelios, quindi finalmente abbiamo un'importante risposta da Aphelios. Per il resto niente I fanatic hanno messo in piedi il loro show L'hanno condotto, l'hanno presentato Erano gli attori principali Hanno fatto tutto loro Che dire, davvero uno spettacolo unico Da parte dei fanatic, vederli così convincenti L'unico un pochino anonimo Tra virgolette è stato Nemesis Ma era con Corki e quindi doveva scalare Doveva essere quell'assicurazione da mid to late esatto. game Per il team Per quello non è stato esplosivo Tranne nell'ultimo fight in cui ha trovato la quadra Che poi è stato ricato L'angelo vendi tutto per l'angelo custode al di là di quel piccolo dettaglio il punto di Corky è che era un Corky da tempo letale Muramana mm. era un Corky che come hai giustamente sottolineato era lì solo a fare da assicurazione non era neanche preteso che Corki giocasse quelle fasi di gioco e anzi Muramana ti assicura su Corky una fase di corsia relativamente debole specialmente contro una zira da doppia penetrazione magica non è colpevolizzabile anche perché ok non ha fatto troppi danni in quelle fasi di gioco ma mm -hmm. non era mai fuori posizione ogni volta che c'era un'azione, lui era lì a dare supporto al team, quindi anzi trovo che con il setup che aveva in mano Nemesis abbia fatto una gran bella partita. Su quello sono assolutamente d'accordo Vai Vitality tanti compiti a casa Ma ricordiamo per loro non è l'ultima partita di questa settimana E nemmeno per i fanatic Perché ci saranno i match di domani Domenica sì E lì sì Per la prima e ultima settimana del campionato Hanno una super week Quindi tre giorni di competizione Specifico l'altro Per la prima e l'ultima Cioè perché dire la prima e l'ultima è... Prima e ultima settimana Sembra che sia solo questa Ah ok eh, Cerchiamo okay. Di, di specificarlo Perché alcune volte Per la prima lì... settimana è la ultima settimana <ride> esatto. Ok Ok Ok, giusto per essere sicuri. La week 1 e la week 9. Per essere inconfutabili. Week 8: non ci sono 9 settimane. Se fai, una, fai due super. Week, che... <ride> Signore e signori, noi ci prendiamo la velocissima <ride> pausa e torneremo a breve per il match finale di questa giornata: G2 contro Origen.